Inserita in un lotto trapezoidale nei pressi di Trinità dei Monti, incastonata tra Palazzo Zuccari e l'ottocentesco Palazzo Stroganoff, la nuova Biblioteca Hertziana è opera dell'architetto spagnolo Juan Navarro Baldeweg, vincitore di un concorso internazionale a inviti indetto nel 1995. La fondazione della Biblioteca Hertziana, istituto Max Planck per la storia dell'arte, è nata grazie alla donazione di Henriette Hertz, nota collezionista d'arte tedesca attiva a cavallo tra il XIX e il XX secolo e sin dall'inizio ha avuto la sua sede nel Palazzo Zuccari. La Biblioteca Hertziana è una delle istituzioni di ricerca più rinomate per la storia dell'arte italiana, in particolare romana e dell'Italia centro-meridionale, fornita di una delle più complete fototeche esistenti. Baldeweg mantiene i caratteri formali dei fronti originari, ripristinando l'ingresso scenografico su Via Gregoriana, dominato dal Mascherone, portale antropomorfo che un tempo consentiva l'accesso al giardino di Palazzo Zuccari e oggi icona della nuova biblioteca. L'edificio si sviluppa complessivamente su 8 livelli, di cui 2 interrati, per una superficie di oltre 2000 metri quadrati. I resti della villa del condottiero e mecenate romano Lucio Licinio Lucullo, rinvenuti nel corso degli scavi, hanno determinato la realizzazione di una colossale platea di bordo, un piano trave alto 3 metri, sorretto da 178 micropali profondi fino a 50 metri, confitti lungo i muri esterni delle facciate. Queste fondazioni, liberando l'area archeologica, ordiscono una costruzione staticamente ardita, che può essere considerata un modello di riferimento per interventi futuri in contesti analoghi. Su questa struttura poggia lo spazio della nuova biblioteca, avvolta intorno a un pozzo trapezoidale che perfora tutto l'edificio, allargandosi in sommità. Le pareti inclinate del pozzo sono in vetro strutturale, su 3 lati. La quarta parete, come un muro di contenimento ciclopico, bianco e opaco, riflette la luce zenitale e cela alle sue spalle l'archivio. I livelli che circondano lo spazio cavo sono organizzati secondo una teoria di terrazze a gradoni, formalmente ispirata al giardino della villa di Lucullo. I vari piani sono distribuiti in modo tale che gli scaffali occupino l'ala dell'edificio che affaccia sulla rumorosa Via Sistina. Mentre le sale di lettura sono rivolte verso la più luminosa Via Gregoriana, aprendosi sul panorama romano. un progetto elegante e discreto, Baldeweg ha proposto un modo possibile di intervento all'interno della città storica di Roma. La sua macchina barocca è finalmente depurata da devianti tentazioni storicistiche e riscrive con un linguaggio contemporaneo il rapporto tra le masse murarie e la luce, nella traiettoria della migliore tradizione dell'architettura romana.